Il programma è offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, helicopter service. Meteo Più, bentrovati cari telespettatori, nuova puntata e prima di iniziare con i nostri ospiti subito il bollettino agrometeorologico del periodo e le previsioni del tempo. Il GAL Sebino Bresciano, Valle Camonica, Valle di Scalve ha pubblicato online il bollettino agrometeorologico del periodo che, come ripetiamo sempre, è scaricabile gratuitamente ed è visitabile gratuitamente da parte di tutti. In questo periodo in modo particolare i tecnici del bollettino parlano dei lavori che devono essere fatti ancora nei campi, nei frutteti, nei vigneti e soprattutto dalla preparazione invernale di cui il terreno ha necessità. Scaricare gratuitamente significa venire a conoscenza di tanti passaggi importanti che riguardano la nostra agricoltura. Ecco ora le previsioni del tempo di massima da venerdì 2 a mercoledì 7 dicembre 2016. Diciamo subito che il periodo è sostanzialmente positivo, si abbassano le temperature, avremo qualche nuvola di passaggio nelle giornate di domenica e lunedì, probabilmente anche sabato. Il rimanente del tempo però è bello, è positivo e soprattutto è soleggiato. Sta finalmente partendo la stagione dello sci e noi siamo andati a vedere il comprensorio dell'Alta Valle Camonica. Ci sentiamo un po' la locomotiva dello sci lombardo, quantomeno, nel senso che i nostri 100 km di piste, la preparazione stessa delle piste, il 100% ormai di innevamento artificiale, perché col nuovo impianto di innevamento anche in ghiacciaio ci permette, diciamo, di preparare la stagione al meglio anche in condizioni climatiche sfortunate, ci rende un po' la regina, diciamo, delle Alpi centrali da un punto di vista sciistico. Siamo pronti, il freddo di fatto è arrivato e quindi questa leadership da un punto di vista di destinazione sciistica più importante della Lombardia ce la sentiamo addosso e vogliamo mantenerla. E per gustare al meglio queste feste, i prodotti dell'azienda agricola Le Saiotte. Che cesti proponi nella tua azienda per Natale? Allora, nella mia azienda propongo cesti a chilometro zero. Sono formati da formaggi, salami, ma anche biscotti, miele, e questo grazie alla collaborazione con altre aziende del territorio. Rigorosamente tutto a chilometro zero. Quindi voi siete produttori e commercializzate? Sì, noi siamo produttori di formaggio e produciamo formaggi dallo stagionato alle formagelle, casole, robiole, collaboriamo anche con altre aziende. Voi però in questo periodo avete delle formagelle particolari, con dei gusti particolari. Sì, proponiamo le formagelle con le gocce di cioccolato, con la frutta disidratata e anche col peperoncino. Che gusto hanno? Allora, sono un misto, allora quelle al cioccolato sono un misto tra il dolce e il salato, quelle al peperoncino hanno il retrogusto logicamente di peperoncino e quelle con la frutta disidratata un lieve gusto di frutti di bosco. Ovviamente con i vini Camuni. Certo, con i vini Camuni, e noi collaboriamo con le Rocche dei Vignali e abbiamo anche nei nostri cessi i loro vini. Un regalo biologico naturale, lo scopriamo con l'erboristeria Tenchini. Diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che il regalo naturale va dalla tisana con tutto il corredo che serve a prepararla a profumi naturali per l'ambiente, a prodotti naturali per la cura del corpo, per il benessere personale. E quindi noi abbiamo, penso, un'ampia gamma di prodotti che possono soddisfare tutte le esigenze, sia in termini di qualità che anche in termini economici. Cioè proponiamo idee regalo che vanno dai 10 euro o anche meno se uno vuole in su, e pensiamo in questo modo di poter soddisfare le esigenze di tutte le persone, sia di quelle che hanno voglia di fare un regalo un pochino più importante, un pochino più sostanzioso, sia di chi vuole solo fare un piccolo omaggio o comunque non vuole sbilanciarsi troppo dal punto di vista economico. Sappiamo che di questi tempi è un'esigenza da tenere in considerazione. E ovviamente noi non possiamo dire altro che il regalo naturale è meglio. Noi possiamo basarci, oltre che sull'alimento delle persone che entrano in negozio, su una serie storica, diciamo, di vendite di prodotti per regalo.
con i quali abbiamo sempre ottenuto degli ottimi riscontri da parte di chi li riceveva, oltre che il gradimento di chi li comprava. Il verde invernale nei prati e il bianco purissimo della neve in montagna. Cosa c'è di meglio? Grazie per averci seguito. Metto più tutte le sere con Piovale TV. Il programma è stato offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto. CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino. Elimast, Helicopter Service.